Grazia, comandante Che Guevara. Ecco, mi ti frisi qua sull'ultima nota dell'inno a Che Guevara, della canzone a Che Guevara. Ciao, Ciao ciao. Murgi, Come stai, Slater? abbastanza scioccata dal discorso di ieri del Presidente del Consiglio. Già, dillo a me, sembrava veramente di tornare agli anni 50 ascoltandolo. Infatti mi sono chiesta cosa avrebbe detto mia nonna, che è nata nel 27, buon'anima, cioè se si sarebbe sentita rappresentata dall'Italia dove le donne stanno. Tanto, secondo me, Murgia, non so se c'è una preveggenza tua. Ti ricordi quando l'altro giorno hai detto le donne perché devono essere viste come una parte del welfare? Perché visto che non hanno nominato la scuola, chi ci sta a casa con i ragazzini? O le mamme, visti che i congedi parentali vengono chiesti sostanzialmente dalle donne, oppure i bambini asintomatici, forse vanno ad ammazzare i nonni. Cosa succede? No, è evidentemente così, cioè non è mai stata pronunciata la parola aula. Lui ha ringraziato moltissimo la scuola, ma ha detto una cosa falsa, cioè ha detto la scuola mediamente è stata in grado di garantire la didattica a distanza. Questo è falso, significa ignorare che ci sono intere zone della nazione che non sono coperte dalla banda larga e che quindi non consentono lo stesso tipo di didattica a distanza. Ci sono proprio contesti dove non puoi usare cose come Zoom o cose, cioè non le puoi usare. Oltretutto non si capisce. Gli insegnanti non sono mai stati formati dal punto di vista scolastico a utilizzare questi strumenti. Molti si sono organizzati, ma molti legittimamente non sono stati capaci. Tantissimi ragazzini non dispongono degli strumenti. Cioè, questo dà per scontato che tutti abbiano o un tablet o un computer oppure un telefono che ha una connessione dati sufficientemente forte per usufruire di questo tipo di metodo. È proprio una chiusura, una cecità sui dati reali che è senza giustificazione. Cioè, non puoi intestarti lo sforzo titanico, ma improvvisato e comunque personale che hanno fatto gli insegnanti in queste settimane e dire tutto sommato la scuola ha retto. Non certo grazie a te. No, ma poi voglio dire, la questione è questa, nelle domande dei giornalisti, poi tu che cosa dici? Dici non possiamo mandare i ragazzini a scuola perché il corpo docente è vecchio. Oh, ragazzi, non fate i concorsi da quando? L'ultimo concorso quanto è stato? Sarà stato nel luglio del 2000, adesso? Avete innalzato l'età pensionabile oltre ogni limite, cioè che altro è? Un altro poi si crepa direttamente sulla cattedra, cioè improvvisamente In odore di santità, come si diceva all'Università di non Napoli. era un problema didattico, non era un problema pedagogico, adesso è un problema sanitario, cioè avere insegnanti vecchi doveva essere un problema dell'educazione, non doveva essere un problema sanitario. Lo so, però d'altronde diciamo, se questa opposizione tra diritto all'istruzione e diritto alla salute, che non c'è naturalmente, ma che stanno facendo sorgere, ti fa pure venire in mente che in realtà il diritto alla salute avrebbe dovuto essere rispettato prima di smantellare il sistema sanitario nazionale, diciamo, no? E questo è il punto. Stavo guardando un po' di dati stamattina e ti faccio impressione. Ti dico che ho fatto un po' di conti e mi pare di poter dire attendibilmente, secondo i dati del 2016, che sono gli ultimi che abbiamo a disposizione, i medici in Italia sono 404 ogni 100.000 abitanti, mentre invece i poliziotti, ti dico soltanto 453 ogni 100.000 abitanti. Cioè abbiamo più militari che camici, più divise che camici. Cosa significa questo? Che quando tu hai una emergenza sanitaria e hai più militari che camici, quell'emergenza sanitaria diventa necessariamente un'emergenza securitaria, perché hai soltanto persone che possono gestirla in modo militarizzato. Quindi, anziché usare il welfare per una questione di welfare, tu utilizzi l'esercito, o le divise per una questione che dovrebbe essere invece sociale. Cioè, capisci dentro a quale palla siamo, no? Sì, però la questione è che ieri l'immagine, anche con questo termine, che oggi credo che sia il termine più cercato su internet, congiunti, cioè tu stai dicendo, guarda, ieri l'utilizzo delle parole, cioè dal punto di vista meramente semantico, era interessante. Cioè il primo shock è arrivato con parti privati, perché voglio dire, io non penso che l'italiano debba essere come il latino che muore perché rimane al latino di Cicerone, le lingue evolvono anche nel senso si ibridano con altre lingue, questo per me va benissimo, a parte che comunque esistono
10, 20 termini italiani per poter dire quella cosa, ma perché dici parti? Cioè, qual è la rappresentazione? La rappresentazione è quella anni 80 con il martini e bicchiere a triangolo in mano sulla terrazza. Perché, cioè, party, certo. Cioè, quella è la rappresentazione. Dopo parti dici congiunti e dopo, non nominando mai in realtà il settore scuola in integrale, tu stai dicendo pure che la scuola non è un comparto produttivo, perché tu dici bisogna aprire perché dobbiamo, diciamo, i comparti produttivi del paese devono riaprire e la scuola, che è l'unico il diritto all'istruzione, il diritto presente e futuro, non lo nomini. Cioè, perché? C'è di più. Oltre alla scuola, che ovviamente significa essere incapaci di... No, ti sei frizzata di nuovo. Eccoti. Sei frizzata di... Oltre a essere incapaci di dare una risposta attuale, cioè, significa essere incapaci di pensare il futuro. Se tu puoi pensare che ci siano due, tre generazioni ferme che non studiano, che non si preparano per il futuro, significa che tu il futuro in questo momento non è prioritario per te immaginartelo. Non lo è mai stato prioritario. Per quanto riguarda il comparto produttivo, io ti dico, non ho sentito una parola su teatro, cinema e della cultura. A un certo punto ha nominato i lavoratori dello spettacolo. Sì, ma i lavoratori dello spettacolo che superano ampiamente il milione di persone in Italia e producono il 16,6% del PIL, non valgono meno degli operai di una fabbrica. Per cui se tu riapri le fabbriche dove esistono gli assembramenti, non puoi dire ai lavoratori dello spettacolo no, voi non siete un comparto produttivo come un altro. Cioè tu stai dicendo che in questo momento produrre il packaging per una sedia è più rilevante per l'economia nazionale che non produrre uno spettacolo o produrre, cioè, qualsiasi cosa che abbia attinenza col mondo della cultura. Insomma, la terminologia oscilla tra il martini anni 80 e la manifattura. Cioè, questo è perché il comparto manifatturiero. Adesso la questione è: io mi rendo conto che è complicato, specialmente sotto un'urgenza anche emotiva, anche del Premier, dire tutto, però esistono, diciamo, alcuni punti o forse un manipolo di persone che in qualche modo quel discorso se lo mette a scrivere con molta precisione. Cioè, cercando di essere il più esatti possibili nella rappresentazione dell'immagine di un paese. Cioè, Michela, io non mi sono sentita rappresentata, io come penso come una fascia, non mi sono sentita rappresentata da quell'Italia, della manifattura, delle fabbriche, e neanche dei congiunti. E parliamo dei parti, dei congiunti e dei parti. Ecco, allora, io sto a Roma, mia madre e mio fratello stanno in Sardegna. Cioè, la mia famiglia qui, evidentemente, i miei congiunti qui non possono essere mia madre e mio fratello. Qui a Roma sei tu, io non pranzo con te da 55 giorni. Lo so. Cioè, voglio dire, non puoi, il concetto di famiglia non può essere ridotto a famiglia patriarcale tradizionale con legami di sangue. Mi stai prendendo per il culo? Lo so, ma tutti pensavamo che la faccenda di monarchia nella cosa pubblica fosse finita al referendum repubblica-monarchia, evidentemente no. È una cosa, cioè, due fidanzati non conviventi che non si vedono da due mesi non possono andare a incontrarsi perché non sono congiunti. Però attenzione, pare che siano congiunti perché sto leggendo, diciamo, vari dizionari su cui ovviamente la definizione di congiunto si evolve. Adesso voglio capire fino a domani quante definizioni di congiunto c'è. Vuoi fare una disquisizione di Lana Caprina col primo poliziotto che incontra il crocicchio? Che se non c'è scritto specificato sul decreto, è anche lì aleatorio, perché ormai siamo alla libera interpretazione. Ti devi affidare al buon cuore della divisa che incontri, come pensai. Ma mi dispiace che non mi era venuto in mente in tutti questi giorni prima, perché evidentemente appunto sotto questa torre di presente sotto cui siamo tutti c'era andato un po' di leggerezza, ma invece ieri sera ho ripreso il Conte di Montecristo e quindi subito mi è venuto in mente che l'unica autocertificazione. No, si è frizzata di nuovo. Il latore della presente. Slater, scusami, dal Conte di Montecristo, riprendi perché ti ha frizzato. Ieri, grazie a Dio, ho preso il Conte di Montecristo e mi sono ricordata che l'unica autocertificazione possibile in questo mondo è ovviamente quella che Richelieu rilascia a Milady e che poi salva D'Artagnan. È per Dio e per la Francia che il latore della presente ha fatto ciò che ha fatto. Sì, per Dio e per la Francia. Non si può fare altrimenti. Comunque è molto inquietante questo dato sui medici, non lo conoscevo.
Nemmeno io, che ci sono, a causa del mio interessamento degli ultimi 10 giorni sulla sproporzione dell'uso della forza militare per comportamenti, diciamo, non solo normali ma leciti anche nello stato di emergenza, ho cominciato a interessarmi a fare un po' di analisi anche numerica, perché naturalmente io vedo una quantità di forze dell'ordine per strada che non ha ragione di essere, a parte che non accetto quelli che mi dicono: ah, ma perché te la devi prendere con i poliziotti, con i carabinieri, i nostri ragazzi? La retorica dei nostri ragazzi, te la raccomando. Ma non è che nominare le cose significa prendersela con le cose, significa no. Semplicemente nominarle. Però ti dicono: sono stressati, e gli dai addosso anche tu. Ragazzi, adesso con tutto il rispetto, siamo tutti stressati, perché dopo 2 mesi in casa non c'è uno di noi che non sia stressato, in modo particolare le persone che hanno patologie di tipo psicologico o psichiatrico e che, che preferiscono stare in casa piuttosto che subire lo stress di essere fermate e dover dire: sono in cura da un analista, sono in cura da uno psichiatra, perché c'è anche questo da considerare. Però in generale mi devi spiegare qual è lo stress dei carabinieri e dei poliziotti, cioè non stai inseguendo i mafiosi, stai controllando i carrelli alle pensionate fuori dai supermercati, con tutto il rispetto del mondo. Però in questo momento la categoria fragile è quella dei cittadini costretti a rinunciare alle proprie libertà in nome di un bene collettivamente ritenuto maggiore. Stai chiedendo a tutti uno sforzo enorme, stratosferico, è il nostro stress che dovrebbe stare nella scala della considerazione, della comprensione, non lo stress delle forze dell'ordine. Sì, però io penso che lo stress sia dovuto a una mancanza di chiarezza comunicativa. Io penso che io non credo, per come si sono comportati tutti gli italiani fino adesso, in maniera insospettabile, perché siamo pieni di luoghi comuni su noi stessi, in maniera insospettabile invece abbiamo tutti quanti diciamo reagito in maniera civile e democratica alle indicazioni. Benissimo, però perché queste indicazioni erano chiare e avevano una ragione? Adesso, giustamente, come osservava ieri sera su Twitter Sandro Veronesi, ma se io sono un parrucchiere della Basilicata dove sono a contagi zero da un tot di tempo, ma com'è possibile? Perché io non posso tagliare i capelli a nessuno? È senza senso, infatti. Cioè, adesso, quindi, la questione è questa, che la comprensione e il perdono di se stessi, della rabbia per se stessi e per gli altri, arriva quando c'è appunto possibilità di capire. Quando non c'è possibilità di capire, ma solo di eseguire, allora forse bisogna essere molto critici rispetto a quello che si ascolta. Allora, io ti cito una frase che ha detto Davide Baruffi, che è un sottosegretario alla presidenza della Giunta dell'Emilia Romagna. Questa frase l'ha pronunciata in una intervista fatta per il 25 aprile. Lui a un certo punto ha detto: abbiamo proibito l'attività fisica non perché sia la situazione più a rischio, ma perché volevamo dare il senso di un regime molto stringente. Ora, tu capisci che io, che non sono stupida come tantissime persone, mi sto rendendo conto che tu stai utilizzando le persone che vanno a correre o quelle che vanno a camminare o che fanno sport in generale come, come dire, come capro espiatorio sociale che deve incarnare la rappresentazione di quello che tu vuoi colpire. Per cui di per sé andare a correre non è più pericoloso di altri comportamenti, ma il runner è stato scelto come esempio sociale della repressione. Per cui tu puoi mandare un elicottero contro il runner perché tutti gli altri capiscano che qui si fa sul serio. Si fa sul serio ma cosa? Si fa sul serio cosa? Anche nelle risposte, diciamo, di oggi, seguivo diciamo ovviamente la temperatura dei commenti rispetto al discorso di ieri sera. Cioè, non è che la parola sacrificio non ha niente a che fare con la democrazia. La democrazia è chiara, non c'è un sacrificio, c'è un'accettazione del bene collettivo, e questa è una cosa interessante. Se cominciano a circolare parole come sacrificio, significa, diciamo, che in qualche modo si sta introiettando qualcosa che non va introiettato, cioè la protezione diventa controllo. Cioè, c'è una questione semantica, ripeto. È così dal primo momento, cioè tu hai deciso di trattare i cittadini come degli irresponsabili, incapaci di riconoscere. Ma non è così, però, perché non è così. Non è così, sono d'accordo. Non è così.
Tu hai due scelte, Chiara: o responsabilizzi e quindi condividi gli obiettivi e il senso degli obiettivi, cosa che non è stata assolutamente fatta, oppure reprimi, cioè incuti paura e dici, vabbè, non ho tempo adesso di spiegare, intanto spaventiamo tutti. Mettiamo comunque poliziotti con il mitra e la pistola, cerchiamo di far capire alla gente che, anche perché se tu, perché questa secondo me alla fine è la parte più, più spaventosa, se tu, se tu hai, vivi dentro un rovesciamento di priorità che privilegia gli apparati coercitivi rispetto a quelli che hanno una funzione sociale, ti serve di più un modello di gestione autoritario. Nel senso che se tu riduci il sistema di protezione sociale e in un contesto in cui la gente è impoverita, perché se tu non la fai lavorare vuol dire che perdono anche la capacità di difendersi, di comprare i diritti che tu gli neghi, vuol dire che ti servono più militari proprio per tenere a bada i più poveri e vessati che si sentono privati in questo momento, e tu hai necessità di tenerli sotto, di annichilire il loro dissenso. In questo momento chi si trova con le pezze al culo è molto più incazzato e vuole riaprire, vuole uscire, quindi ti servono i militari per quella ragione, ma naturalmente i militari non ti sarebbero serviti se tu avessi delle protezioni sociali e avessi investito in welfare anziché disinvestire in welfare e investire in militarizzazione. Scusa, mi fa incazzare questa però cosa. La questione non è, la questione non riguarda solamente le fasce sociali economicamente più disagiati, la faccenda riguarda la trasformazione di una popolazione in una fascia di consumatori, perché se tu esci e non puoi correre se no sei perseguitato, oppure passeggiare sport 1, sport 2, quello che fai è comprare. Perché solo quello puoi fare, comprare un genere di solito di prima necessità, o se sei fortunato e c'è la fila giusta e c'è il libro giusto, puoi comprare adesso un libro in certe zone. Oppure forse puoi comprare vestitini per bambini, perché giustamente i ragazzini crescono, però anche trattare i bambini non dal punto di vista scolare, educativo, ma dal punto di vista del vestiario. Qual è l'immagine? Ecco, allora, c'aveva ragione Luca Scarlini l'altro giorno, al telefono mi ha detto, non sarà una tragedia economica, Chiara, sarà una tragedia semantica. Perché di questo si parla, di tragedia semantica. Il 25 aprile il mio collega Yuri Rosati è uscito per comprare un libro alla Feltrinelli di Piazza Argentina. Ha controllato su Google prima per vedere se la Feltrinelli era aperta e risultava aperta su Google. Quindi lui ha preso la macchina ed è andato a comprare il libro. Quando è arrivato lì la Feltrinelli era chiusa. Mentre stava risalendo sul motorino per tornare a casa, l'ha fermata una pattuglia e gli ha messo 373 euro di multa. Se paga subito, se no 500 e passa tra un mese, perché lo stato non era di necessità e perché il 25 aprile uno lo capisce da solo che le librerie sono chiuse, e lui ha fatto vedere la schermata di Google e ha detto qui c'è scritto che è aperta, e poi il carabiniere gli ha riso in faccia e gli ha detto cosa conta se è aperta lì, il 25 aprile tutto è chiuso. No, a parte ok, nota bene che Yuri è un giornalista e avrebbe potuto in quel momento tirare fuori il tesserino e dire io sono fuori per lavoro, questo libro mi serviva, ho assunto l'informazione. Non l'ho fatto perché ha detto io sto attuando un comportamento da cittadino, non certo. È che siccome appartengo a una delle categorie privilegiate che si possono muovere liberamente devo utilizzare questo privilegio. Io sono uscito come Yuri Rosati, non come giornalista in servizio, e ritengo che sia uno stato, nel verbale gli hanno scritto non è uno stato di necessità. Ora, quando tu dici, cioè chi è che stabilisce la necessità? E questo è il punto. È autodeterminante. Cioè, quando il cittadino stabilisce di per sé, in base alle regole date, diciamo, dalla comunità, se una cosa è necessaria o no, valutando volta per volta rispetto alle necessità soggettive. Cioè, attenzione, per quale motivo io posso uscire per comprarmi le sigarette se sono un fumatore? Nonostante sia un comportamento dal punto di vista sanitario assolutamente dannoso, ma non posso uscire per vedere te a distanza di sicurezza. Perché è considerato necessario un pacchetto di sigarette e tu non mi sei considerata necessaria? Perché io, nonostante questo sia meno sexy, Murgi, non sono un vizio. Madonna, se sei un vizio. E neanche leggere è un vizio, come spesso diciamo si diceva. La virtù non è un vizio, ma per quale motivo le virtù devono essere sanzionate e i vizi permessi? Perché il vizio è più sexy della virtù. È come quando ti dicono, ma che vizi c'hai però? Tutti dicono lussuria, gola, e nessuno dice accidia, capito? Ci sono pure all'interno dei vizi ci sono delle cose sexy e delle cose non sexy.
Purtroppo per è così. me l'amicizia è sexy, io non posso stare senza i miei amici. Mirzi, ma non è congiunto, eh? Può essere sexy, ma non è congiunto, anche questo bisogna. Ma cosa vuol dire congiunto? Cosa vuol dire congiunto? Non ma che so, cos'è che stabilisce la congiunzione? Non lo so, comunque ho deciso di eliminare dal vocabolario. Tagliaferri. C'è Tagliaferri che tra un po' sclera, esce di casa e mi bussa al portone, mi dice non ce la faccio più, almeno abbracciamoci. Io comunque ho deciso di... Facciamo questo gesto, diciamo, da scrittori, cioè Manganelli diceva che è una scelta estetica scrivere da Roma e non scrivere di gatti, noi possiamo fare che noi non utilizzeremo mai più la parola congiunto in tutto quello che scriveremo. Non solo, ma mi parte uno sclero sulla famiglia tradizionale, su cosa sia considerabile famiglia. No, mi parte, perché è inevitabile. No, Murgi, tu dici solo i congiunti, stai, come dire, ma cristallizzando poi... e certificando l'isolamento sociale delle persone che non hanno una famiglia tradizionale. Fa ridere, sei un cretino, non la puoi dire sta cosa. Murgi, lo so che non si può dire, però io ripeto, bisogna, il contesto era un'immagine di un'Italia dove c'erano fabbriche, uomini che vanno al lavoro, donne che stanno a casa, bambini guardati dalle donne, nonni che suppliscono laddove le mamme vanno a lavorare. Certo. Cioè, questa era l'immagine, diciamo. Cioè, rispetto a... Le donne si preparino a perdere il lavoro, perché la prospettiva è esattamente questa. Nel momento in cui tu non riapri le scuole, nel momento in cui tu non prevedi niente per l'attività dei bambini e la loro formazione, chi è che se ne deve occupare? Il marziano, il gatto? Me la dovrò occupare io. Ma in altri paesi dove i congedi parentali sono presi più o meno al 50% tra uomini e donne sarà diverso, ma nel nostro paese dove i congedi parentali sono a quasi esclusivo appannaggio delle donne per tanti motivi, diciamo, non solo di genere, diciamo, le donne saranno a casa a guardare i bambini. Una malinconia pazzesca. Certo, perché come scrive Flerieghi, la malinconia ci ha assalito con il senso comune, ragazzi, è così. Poi pure io che dico ragazzi è come quello che dice Parti, sono frasi fatte, non si utilizzano nella comunicazione, capito? È una frase fatta, Parti, sono frasi fatte. Conte è quello che dice l'Italia deve essere una smart nation. Sì, però comunque poi non è la stessa cosa, perché al netto della mia mitomania io non sono il Presidente del Consiglio, quindi io comunque il mio controllo linguistico non deve essere, diciamo, esatto come quello del Presidente del Consiglio. È diverso, sì, questo. Sono d'accordo con te, infatti. Cioè, lui non è solo una persona, è una funzione. Anche perché voglio sperare, giustamente, che dietro quel discorso ci siano almeno 4 persone che lo hanno rivisto prima. Ma secondo te saranno maschio o femmine? No, no, è una questione statistica, sono non lo so. Maschi, no, sono non sappiamo. Maschi. No, può darsi il nostro esecutivo, o è maschio o pensa attraverso meccanismi di organizzazione del potere tradizionalmente maschile. Vabbè, andiamo a fare il secondo livello. Sta a fare una domanda così, come cogliendo una margheritina su un prato. Mi sono maschi. Sono allora, maschi. Io sì. non mi chiedevo così, diciamo. Beh, che tutto l'entourage di comunicazione del Movimento 5 Stelle che sta dietro Conte siano maschi, voglio dire, non c'è bisogno di... È cosa nota, sono a libro paga nostro, quindi lo sappiamo. Lo so, cioè, quella roba lì, la rivista Rocco Casalino. Ma comunque io mi sono dovrebbe... guarda come glissi su questo dato qua, è così. Perché non è che glisso, è che non mi sto cercando un appiglio per mantenere la mia idea del come se... Cioè, ma tu guardando il Grande Fratello, quanto? 10, 15 anni fa, quando è stato? Grande Fratello, tu avresti mai pensato, guardando Rocco Casalino, questo è l'uomo che scriverà i discorsi al Presidente del Consiglio e ci dirà che cosa possiamo fare o non possiamo fare, con quali parole possiamo fare quello che possiamo fare e non possiamo fare quello che non possiamo fare? No. Però per esempio rispetto a questa cosa è quello, ovviamente le persone veramente organizzate, Maria De Filippi riprende Uomini e Donne con misure da distanziamento sociale, questa è una notizia che renderà estremamente felice Teresa Ciabatti, ma dice anche che ci si può organizzare per le cose collettive. Certo che ci si può organizzare, al cinema ci puoi andare un sedile sì e un sedile no, ci puoi andare a teatro. Quando li riaprono. Sì, ma infatti il problema è quando li riaprono. Il problema è il tempo sempre in cui fai le cose, no? Cioè se le cose è il tempo umano, cioè è sempre quel famoso paradosso della scimmia, è un tempo infinito, anche prima o poi la scimmia scriverà l'Amleto, ok, digitando a caso. Ok, però quel mondo è un mondo che stava già sulle corde prima, i teatri vivevano sulla linea della sopravvivenza prima. Nel
momento in cui tu li lasci chiusi, non per una stagione, ma addirittura per due, cioè stai decretando la loro morte. Non è che dire, ah, riaprirete dopo. Alcuni non riapriranno affatto. No, Michi, però bisogna anche dire una cosa, chiarire, perché chiarire questa cosa qui, cioè non è che uno sta contestando le misure di contenimento e mancata diffusione del virus, uno sta contestando sempre, come Pier Della Vigna, il modo che offende, cioè la mancata comprensione e comunicazione di quello che c'è da fare, cioè questa è la faccenda, diciamo, non è il concetto in sé, non è la necessità di distanza, è come stai comunicando queste cose, i modi in cui lo stai facendo, gli strumenti che stai utilizzando per comunicare, le persone, cioè questa è la faccenda, è questa. No, quello che io volevo sentire ieri nel discorso non era quello che noi dovevamo fare, ma quello che il governo sta facendo per cercare di normalizzare la situazione. Io voglio sapere quanti tamponi hai ordinato. Non è stato fatto nessun quanti test sierologici hai ordinando e come li vuoi fare. Non è stato quanti fatto. E quali presidi distribuirai? In che modo? Cioè io voglio sapere tu cosa stai facendo per farmi tornare il prima possibile a una normalità in cui tutti i comparti possano lavorare. Non è stato detto, però è stata ringraziata la CEI e anche sì. Omaggiato il campionato di calcio. L'unica, non è possibile che l'unica soluzione al virus abbia un peso tale che ricada esclusivamente sulla popolazione. Noi abbiamo il diritto di chiedere che cosa sta facendo il governo per questo, perché la mia impressione è, poiché non abbiamo nessuna soluzione, poiché non abbiamo nessuna visione, l'unica cosa che possiamo chiedere è ancora a voi di sacrificarvi. Ma appunto questo termine sacrificio va eliminato, perché siamo in una democrazia, diciamo, non ci si sacrifica, si accettano certe norme. Almeno da due mesi non siamo in una democrazia. No, io questa cosa non la posso sopportare psicologicamente, Murgi, non mi far sbroccare su questa cosa. Cioè, Chiara, in questo momento non possiamo fare, non abbiamo libertà di studio, non abbiamo libertà di lavoro, non abbiamo... È una limitazione dei diritti costituzionali dovuti a emergenza. Come credi che spariscano le democrazie? Spegnendo un pulsante? Cominci sottraendo quote di diritti. La scusa è sempre l'emergenza. Non esiste un contesto normale in cui tu puoi sottrarre pacificamente quote di diritti. Ci deve essere per forza una situazione di emergenza. Ora, posto che questa situazione di emergenza non cesserà fino a quando non ci sarà il vaccino, cioè fino a primavera prossima. Non può essere questo, perché altrimenti si ricade in una logica di regime. Questo non può essere, capito? Allora, per un anno noi rischiamo di vivere sotto una logica di regime, perché se introiettiamo il fatto che l'emergenza vada gestita con la riduzione dei diritti anziché con l'aumento, come dire, o la creatività politica che ti fa immaginare altri modi di organizzare il modo in cui è sempre vissuto. Cioè noi questa cosa dobbiamo fare. Io voglio vedere un governo che è in grado di dire, anziché no, sai che c'è, ti ammanetto e ti incapretto e non ti muovi finché non arriva la soluzione scientifica. Io voglio la soluzione politica prima della soluzione scientifica. Ma poi a te non dà fastidio anche l'idea che la scienza sia trattata come una forma religiosa? Quindi viene questo agli scienziati una certezza quando, diciamo, i dati sono stati raccolti in modo che non sono sicuri i dati, si chiede ai matematici e ai fisici di fare modelli che ovviamente poi si risultano inefficaci perché i dati da cui partivano non erano. Trattare la scienza come una forma religiosa è un modo di ammazzare la scienza e soprattutto di annichilire il pensiero scientifico. Si fanno ipotesi, si verificano ipotesi, si riverificano ancora ipotesi. Motivo per cui è una dichiarazione di resa della politica. Nel momento in cui un presidente del Consiglio si presenta a giustificare scelte politiche con dati scientifici, ti sta dicendo che tu non hai una visione. La scienza fa la scienza, la politica fa la politica. Ho capito, ma stai usurpando anche la posizione della scienza, che è provando e riprovando. Cioè questa è la faccenda. Cioè stai anche, diciamo, deviando una visione collettiva. Nel momento in cui la scienza è ostesa come la soluzione, tu stai dando una visione deformata della scienza, cioè qualcosa che ti deve dare delle certezze assolute, quando invece non fa altro che darti interrogativi. Insomma, noi bimbe di Conte zero. Zero bimbe di Conte. Zero. Allora, comunque, senti, adesso io vado un attimo a mangiarmi una cosa. Sì. E poi niente. Poi vado a morire di nuovo, torno nel Conte di Montecristo. Sì, io farò lo stesso. Sono uscita stamattina dopo 9 giorni, dopo la scena del Banana Gate, a rifare la spesa.
comprato altre 4 banane. No, ho comprato anche altre cose, ma non è importante. Se volessi uscire per una scatoletta di tonno, dopo 9 giorni ho il diritto di farlo. In teoria ho il diritto di farlo anche il giorno dopo, per inciso, però non è questa la questione. La questione è che se tu rispetti tutte le norme e ti senti comunque che quello che stai facendo non è sufficiente a gestire questa situazione, tu ti stai domandando, ok, ma a parte ridurre le mie libertà, che altra idea hai per far uscire il paese da questa situazione? La risposta allo stato attuale è zero. Non so, però, come sappiamo, non so dove siamo, questo ti ha detto ieri il presidente. Che però, come sappiamo bene dalla matematica, lo zero è posizionale. Quindi vediamo dove mettere questo zero in maniera data per i prossimi giorni. Sì, Slater. Ciao Murgiluf. Io mi sento assai congiunta. Anch'io. E anche ricongiunta. Ciao. E anche congiuntiva, Murgiluf. Non lo so se resisto a questa storia della congiunzione. Beh, lo so, ma soprattutto è ancora una tragedia grammaticale, come vado dicendo, diciamo ormai. Tu li vali, 357 euro di multa, tu li vali. Potrei anche decidere di rischiarli. Ma non dobbiamo pensare di rischiare, siamo nel nostro pieno diritto, se uno si vede a un metro, ma perché non si deve vedere? Perché non siamo congiunti. Io poi io non vedo l'ora di vedere come si verifica questa cosa. Anch'io. È divertente, capito? Cosa fai? Chiedi il certificato di... Lo stato di famiglia. Lo stato di famiglia? Poi poteva dire, poi anche questa cosa, tu giustamente hai detto niente tamponi, niente diciamo questioni diciamo su come riprendere plausibilmente una vita produttiva, neanche niente questioni sulla app. Meno male, cioè lì c'è veramente un castello di vincoli intangibile, meno male, perché altrimenti se diamo retta a questi, con la visione securitaria anziché sanitaria che hanno, ci mettono il braccialetto elettronico a tutti che ci monitora la temperatura in modo permanente, anche no, anche no. Ciao Murgi. Ciao Slater, molto love. Molto love. E ciao anche a voi, non so se siete incazzate come lo siamo noi, perché la risposta al governo è stata veramente debole e l'impressione che abbiamo è che davvero non ci sia alcuna visione, non dico del futuro, ma anche della manutenzione del presente che possa garantirci dalla solitudine e dalla mancanza dei diritti. Questo è su questa nota di speranza, vi saluto e ci vediamo domani, ribadendo che mancano ormai pochi giorni a quel 4 in cui io e Slater abbiamo deciso che avremmo sospeso le trasmissioni di Buon Vicinato. Non è detto che lo manterremo, però magari ogni tanto ci viene voglia di fare un'incursione, però una prospettiva è giusto darla. A differenza del governo, noi sappiamo quando tutto questo finirà. Ciao.